Bentrovati da Giuseppe Recca, nuovo spazio con le informazioni di questa mattinata, mercoledì 22 novembre. Nuovo nubifragio a largo di Lampedusa, dopo quello avvenuto domenica, è costato la vita ad una bimba di due anni e forse ad altre otto persone al momento ancora date per disperse. Stavolta un barchino è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa, una ragazza di 26 anni della costa d'Avorio è morta. 46 migranti superstiti che sono stati recuperati dai militari della Guardia di Finanza. Preparativi in corso per l'assemblea cittadina promossa dal Comitato civico patrimonio termale di Sciacca in programma il prossimo 3 dicembre. L'iniziativa si intitola Accendiamo le terme, vuole tenere viva l'attenzione. Su quello che è un grande patrimonio culturale ed economico della città chiuso ormai da otto anni e mezzo. L'assemblea è aperta a cittadini e associazioni e si svolgerà nel salone della chiesa a Perriera alle ore 10. Interrogazione al sindaco Fabio Termine presentata dal consigliere comunale Filippo Bellanca sullo stato in cui versa il parco della Terme. Bellanca chiede di conoscere a che punto sia l'iter relativo al ripristino e al rifunzionamento dell'area verde beneficiaria di un finanziamento di 500.000 euro e che procedimento amministrativo si intende proseguire per la gestione e la fruizione se il comune è ancora nelle condizioni di farla, visto che si tratta di un bene di proprietà regionale. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha accolto le richieste del pubblico ministero Paola Vetro ed ha disposto il rinvio a giudizio per 11 fra funzionari della giudizia delle entrate del capoluogo, geometri e intermediari che avrebbero commesso una serie di irregolarità legate a decine di pratiche edilizie sull'isola di Lampedusa. Tra le accuse anche un tentativo di indurre al pagamento di una mazzetta di 9.000 euro. È arrivato per i comuni agrigentili colpiti il 23 settembre da una durissima grandinata che ha compromesso molte colture agricole. Il parere è favorevole alla proposta di dichiarazione di stato di calamità. Il provvedimento della giunta regionale arriva quasi due mesi dopo l'evento calamitoso. Per il deputato regionale Sacenze Michele Catanzaro occorre ridurre questi tempi per non creare ulteriori difficoltà ai produttori. Lo stato di calamità interessa i comuni di Ribera, Calamonaci, Caltabellotta, Bivona, Alessandria, Cianciana, Sant'Angelo, Muxaro, San Biagio, Platani. La democrazia cristiana parteciperà alle elezioni europee nel rispetto della sua storia costituente del popolarismo sturziano e lavorerà per fare una lista di liberi e forti con tutti i partiti. E che pensano al Partito Popolare Europeo? Lo ha detto Totò Cuffaro, dopo che il presidente della regione Renato Schifani, aprendo una ipotesi di accordo in vista delle prossime elezioni europee, ha trovato attriti all'interno del suo partito, all'interno di Forza Italia. Molti non condividono un accordo con la democrazia cristiana. Sono arrivate nelle scorse ore le prime avvisaglie della forte ondata di maltempo prevista per questa settimana anche in provincia di Agrigento. La protezione civile regionale ha infatti diffuso un'allerta gialla per la giornata di oggi per l'arrivo di forti piogge temporali su tutto il territorio regionale. Ci fermiamo qui, a più tardi, grazie e buona giornata.